Buonasera amici di Dopocena, benvenuti a questa puntata nella quale parleremo di un periodo, quello post natalizio, che procura sempre sonni in, no, mal sognati, perché giustamente usciamo fuori dai festeggiamenti, dai bagordi, dai prianzi, da qualche stravizio alimentare e facciamo un po' di lacrime di coccodrillo. Allora dobbiamo ricorrere un po' ai ripari, dobbiamo cercare di mettere a punto quello che insomma chiamano tutti quanti la remise in forma. Però come fare? Che dieta? Se fare la dieta, se togliere qualcosa dalla nostra abitudine alimentare quotidiana, insomma, anziché andare incontro a dei fai da te oppure sentire quello che ha funzionato con il vicino di casa, la sorella, il fratello, l'amico, perché improvvisare? Perché magari alle volte fare più danni di quello che vorrebbe essere la buona intenzione? Quindi cerchiamo di capire che cosa si può fare e lo facciamo con l'ausilio, come noi sempre facciamo, di esperti del settore. Ne parliamo con Giada Moscatelli, biologa nutrizionista. Buonasera, ben ritrovata qui perché ci eravamo già incontrati altre volte. Allora, il mio preambolo è stato molto chiaro, no? Ci lasciamo andare, non ci pensiamo, però dopo, giustamente, insomma, nel periodo di inizio anno, insomma, andiamo incontro anche al periodo estivo, molti si pongono il problema, cosa faccio? Voglio perdere molti chili, pochi chili, quanti chili? C'è un nuovo approccio alimentare del quale ci vuoi parlare questa sera che ci permette di affrontare questa nostra decisione con discernimento, con ragione, giusto? Sì, esatto. Allora, recentemente ho proprio acquisito questa certificazione di Dietacom Advisor e quindi volevo appunto parlarne con voi per spiegare un po' di che cosa si tratta. Allora, innanzitutto è un approccio nutrizionale che non stravolge quelle che sono le direttive della dieta mediterranea, quindi della piramide alimentare, ma è un approccio che integra queste direttive ed è studiato proprio sulla persona. Si chiama appunto Dietacom, che viene da cronomorfo dieta, è una dieta ideata dal dottor Spattini, quindi un italiano. Ecco. No, quindi diciamolo, perché insomma si sente, si legge e si ascolta di tutto, diete provenienti dall'America, dalla Francia, chi ne ha più ne metta, insomma, che sono anche un po' lontane dai nostri stili alimentari e dai nostri, insomma, vuol dire, alimenti base. Alimenti, abitudini. Invece questa dieta appunto rispetta quelle che sono le nostre tradizioni, il nostro modo di mangiare, però che cosa tiene conto? Cronomorfo dieta tiene conto del morfotipo, quindi diciamo della nostra conformazione, di come tendiamo noi ad accumulare il grasso e di quali nutrienti mangiare in quale momento della giornata, quindi cronomorfo dieta. Ecco. Questo tipo di dieta, proprio perché tiene conto delle nostre caratteristiche, è anche una dieta che favorisce il dimagrimento localizzato, perché cosa succede? Che magari normalmente noi accumuliamo in certi punti in maniera abbastanza veloce, ma poi quando dobbiamo perdere peso sono proprio quei punti che fanno fatica a calare, a dimagrire, e quindi con questo tipo di approccio riusciamo invece a ottenere dei buoni risultati per quanto riguarda il dimagrimento localizzato. E poi soprattutto anche il crono è interessante, cioè il quando, perché non è solo cosa? Ma anche quando, nella tempistica giusta, perché non è detto che, no, senza demonizzare nessuna tipologia di alimento, preso quello stesso alimento che noi magari pensiamo nel nostro immaginario ci faccia tanto male, parliamo di carboidrati, di zuccheri complessi eccetera, invece preso nel momento giusto, anzi forse favorisce il nostro metabolismo. Esattamente. Poi appunto andiamo a vedere quali sono i morfotipi, ecco, e poi vediamo di parlare anche di carboidrati, che sono la parte che interessa un po' a tutti, pasta, pane, esatto. Va bene. Allora, quindi i morfotipi, diciamo, più conosciuti, quelli che c'è tanto che se ne sente parlare, è il tipo mela, quindi un po' caratteristico dell'uomo, con accumulo di grasso nella parte addominale, e il morfotipo a pera, ginoide, diciamo, quindi più femminile come tipologia di grasso localizzato. Queste due tipologie di persone, quindi questi due morfotipi, in realtà hanno dei fondamenti scientifici, cioè si basano su quello che è il nostro assetto ormonale. Ecco. Quindi il morfotipo androide a mela
è quello, diciamo, caratterizzato da un più alto livello di androgeni e meno estrogeni. Poi lo possiamo vedere anche nella, nell'immagine. Lo stavamo giusto appunto vedendo. E la forma della frutta richiama anche proprio la morfologia del fisico. Esattamente. E, mentre il morfotipo ginoide è quello dove abbiamo più estrogeni e meno androgeni. Poi magari se mettiamo la slide quella con gli ormoni, perché ce n'è un altro molto importante che compare, che è il cortisolo. Ecco. Il cortisolo che cos'è? È l'ormone caratteristico, definito l'ormone dello stress. E è molto importante perché va tenuto sotto controllo, perché questo ormone favorisce l'accumulo di grasso in linea generale, ma poi favorisce l'accumulo di grasso addominale, che è quello più dannoso per la salute, per diciamo tutto il problema cardiocircolatorio, eccetera. Quindi, come si può vedere, questi morfotipi dipendono dal nostro assetto ormonale e ci fanno accumulare grasso in determinati punti. Cosa dobbiamo fare noi? Dobbiamo contrastare questa tendenza per avere il dimagrimento localizzato. Allora, innanzitutto, come vediamo da queste immagini che sono un po' gli estremi. Sì, va bene, però per dare un'immagine esemplificata di quello che è il nostro tipo, adesso non è che ci mettiamo tutti davanti allo specchio e vediamo se siamo delle pere e delle mele, però no, questo già ci dice in che direzione noi dobbiamo andare. E poi ecco, queste immagini così diciamo un po' esagerate definiscono facilmente un morfotipo androide ginoide. Ed è facile anche valutarlo quando siamo di fronte a persone con un grosso sovrappeso, magari obese, e quindi in questo caso è semplice. Ma quando siamo di fronte a persone magari con un morfotipo misto oppure con un leggero sovrappeso, come facciamo a valutare qual è la tipologia? Ecco, qui il dilemma. Esatto, in questo caso ci viene in aiuto il plicometro, che è questo strumento. Ce l'ha qui, adesso, questo strumento qua. Di tortura. È uno strumento di tortura. Chiunque è andato in un ambulatorio medico e si è sottoposto a una visita da un nutrizionista come la dottoressa Moscatelli teme questo strumento in maniera proprio invereconda. Questo è proprio lo spauracchio, che già nel nome, il plicometro, cioè proprio è... Poi vedete, la pinza, cioè proprio ti fa... Esatto, no? È una pinza, è a tutti gli effetti. Lo restituisco perché è pericoloso. È una pinza a tutti gli effetti, però in realtà nella sua semplicità è l'unico strumento che è in grado di dare una misura obiettiva del grasso sottocutaneo, perché andiamo a misurare proprio l'applique, quindi il grasso sottocutaneo, in determinati punti del nostro corpo, e in base a questa misurazione possiamo andare a definire se una persona è di tipo androide, ginoide o altri morfotipi, che poi vedremo. Certo. Una delle pliche più importanti è la plica sovrailiaca, che è diciamo sopra appunto la cresta iliaca. È una plica molto importante perché definisce il morfotipo androide insieme alla sottoscapolare, ma ci dà anche un monitoraggio di quella che è l'abitudine alimentare della persona, nel senso che è molto sensibile a cambiamenti di alimentazione. Quindi in un certo qual modo ci dà un'idea se una persona ha cambiato lo stile alimentare oppure no, perché è un'applica molto sensibile all'insulina, quindi ai livelli di zuccheri e così via. Ecco, quindi insomma lo strumento di tortura ci tocca, è utilissimo. Io non mi sottoporrò a questa esemplificazione, non faccio da caso. No, ci bastano le figure che abbiamo, le slide che ci hai portato, ma comunque è importantissimo per voi, uno strumento di lavoro imprescindibile, insomma. Anche perché, ecco, a differenza magari di altre strumentazioni ugualmente utili comunque per tante informazioni che possono dare, però questo è uno strumento che appunto ci dà questa misura obiettiva del grasso sottocutaneo, che in realtà in una persona sana rappresenta il 70-80% del grasso totale, quindi ci dà l'idea della distribuzione del grasso nel corpo.
Ovviamente ho parlato di persone sane, perché poi quando siamo di fronte a problemi di smetabolismo eccetera, è un altro esatto, paio di maniche. Esattamente. Perché non è solo la bilancia, insomma, il metro, no. il paragone, il vedere, cioè, è anche il dove e il come dove si perdono. E come, no? Esatto. E poi ecco, la bilancia forse è l'ultimo degli strumenti, esatto, perché poi cambia la massa magra, massa grassa, quindi prima il plicometro, il centimetro, sicuramente altri strumenti come l'adipometro, il bioimpedenziometro, utili per valutare tantissime cose. E la bilancia alla fine. Pesarsi proprio tutti i giorni, insomma, non è no, che... No. Ecco, quindi da tutto quello che abbiamo detto fino adesso è evidente che per ogni morfotipo è importante una dieta diversa, cioè un approccio nutrizionale diverso. Okay. Quindi per dare un'idea, perché adesso abbiamo parlato un po' in generale, certo, però un morfotipo androide, quindi mela, che cosa deve mangiare? Okay. Allora, in realtà questo tipo di persona ha bisogno di particolare attenzione per quanto riguarda gli zuccheri, i carboidrati, quindi magari carboidrati a basso indice glicemico, perché è una persona molto sensibile all'innalzamento dell'insulina e quindi ha bisogno appunto di avere sempre sotto controllo i livelli di insulina, quindi i livelli di zuccheri nel sangue, e deve porre particolare attenzione a pasta, pane, e dolci e così via. Il morfotipo ginoide, quello diciamo più caratteristico per le donne, invece è un morfotipo che ha tendenze diciamo ad avere anche intossicazioni alimentari, intolleranze, allergie, e quindi ha un metabolismo anche rallentato, non in maniera patologica, però certo, tendenzialmente rallentato, quindi in realtà ha bisogno di una dieta di tipo disintossicante, anche alle volte ad eliminazione, perché può avere magari dell'intolleranza al lattosio ad esempio e così via. Però al contrario di quanto si pensi, è un morfotipo che ha bisogno di una sferzata di energia, specialmente ecco, nella prima parte della giornata, ecco, quindi sì al piatto di pasta a pranzo e a una buona colazione ricca di carboidrati, sempre meglio complessi, quindi magari ecco fette biscottate, pane, magari anche con un velo di marmellata, perché no, che certo, comunque sono zuccheri semplici, però ha bisogno proprio al mattino di riattivare il metabolismo. Al contrario del morfotipo androide, che invece già al mattino è attivo di suo e non ha bisogno di stimolare ulteriormente certo, l'insulina. Ecco. E quindi sono due ecco, morfotipi che stanno agli opposti, e dove si vede maggiormente la differenza di distribuzione dei carboidrati specialmente. Ecco, perché noi pensiamo in maniera sbagliata, spesso insomma anche vittime di alcuni messaggi poco costruttivi e molto, molto commerciali, che togliendo, eliminando alcune cose facciamo quello che dovremmo fare. In realtà poi spesso ci rendiamo conto che nonostante le nostre privazioni, nonostante eliminiamo tu cura alcuni sì, alimenti, rimaniamo dove siamo. Quindi uno esatto, dice ma faccio sacrifici, non mangio e non esatto, dimagrisco. Questo perché appunto è il discorso che stavi dicendo prima. Perché ecco, allora innanzitutto non vanno eliminati nessun tipo di alimento. Ecco, questo quindi perché è importante mangiare di tutto, è importante la varietà, quindi cercare di mangiare diversificato tutti i giorni. E poi quello che è più importante appunto non è eliminare, ma modulare, cioè sapere cosa mangiare in quale momento della giornata. Perché se io mangio un dolce al mattino è molto diverso che mangiarlo la sera prima di andare a letto. Questo per tutti i morfotipi. Certo, qui a prescindere insomma. Poi i danni magari possono essere più o meno diciamo grossi sì, quando siamo di fronte a un certo morfotipo piuttosto che un altro. Però comunque è importante non eliminare niente, ma sapere cosa mangiare, quando mangiarlo. Quando. Esatto. E poi ecco, come vediamo anche dalla... compaiono nuovi tipi, perché io mele e pera c'ero arrivato, esatto, insomma, però vedo che ci sono altre esemplificazioni legate alla frutta e agli ortaggi. Sì, infatti siamo partiti dalla mela e la pera perché sono quelli che poi quelli sono più conosciuti, esatto, però in realtà abbiamo
Allora, a parte che abbiamo sia nuova frutta ma anche nuovi nomi, perché la cronomorfo dieta distingue appunto queste tipologie non in base solo alla forma, diciamo, esteriore, ma in base anche all'assetto ormonale e alla caratteristica che questo assetto ormonale poi porta nella persona. Quindi la forma a pera è classica, è definita ipolipolitica, perché? Perché è una persona che tende a bruciare poco, come dicevamo prima, quindi carboidrati al mattino per dare una sferzata al metabolismo, mentre la forma mela, chiamata iperlipogenetica, perché in realtà è diciamo una conformazione che sì, tendenzialmente brucia, però accumula anche molto facilmente, quindi tende a, soprattutto se diciamo c'è un eccesso calorico, tende ad accumulare facilmente, quindi deve fare attenzione con dolci, zuccheri, carboidrati. L'ipermisto, che è, diciamo, forse è il peperone, che è forse la morfologia quella più agevolata, perché ha un buon assetto ormonale, un buon metabolismo, tendenzialmente non accumula grasso, però ovviamente se mangia tanto e brucia poco, poi a lungo andare tende ad accumulare grasso. Lo ricordavo come clessidra, più o meno peperone, clessidra. Esatto, perché poi a differenza della mela, anche quando accumula grasso il punto vita rimane sempre evidente, mentre nella forma mela si perde completamente. Il giro vita. E il peperone, diciamo, è quello che poi tende anche a perdere in maniera più omogenea e risponde meglio sia alla dieta che all'attività fisica, quindi diciamo è quello forse più agevolato, se vogliamo, il fortunato. Speriamo che qualcuno si identifichi con qualche peperone e che non siamo tutte mele e pene, insomma. No. E poi c'è anche, diciamo, una piccola parte della popolazione che viene definita ipomisto, che è la classica persona mingherlina, forse con una struttura un po' bambina, come, sia come ossatura che come, diciamo, costituzione. È una tipologia di persone, rappresenta il 5-7% della popolazione, quindi non è molto rappresentata. Però tende a essere magrolina, accumula non tanto facilmente, però quando accumula poi fa anche fatica un po' a perdere. Quindi comunque anche questa tipologia ha bisogno di un suo approccio corretto alimentare. Sì, anche, diciamo, forse è quella che ha più bisogno di attività fisica, perché ha bisogno di stimolare. Ecco, però dopo dell'attività fisica ti chiederò, perché secondo me... Perché nella cronomorfodieta, ma come diciamo sempre per tutte le persone, specialmente quando si vuole dimagrire, è molto importante anche abbinare attività fisica e nel momento giusto, perché anche l'attività fisica poi va fatta nel momento giusto. Dopo ti farò proprio questa domanda. E quindi, insomma, dilemmi, no? Dilemmi essenziali. Carboidrato, sì, no, quando? Dipende. Dipende, esatto, dipende proprio dal morfotipo. Per quello, ecco, è importante non magari andare a scopiazzare dieta, ho fatto la dieta dell'amico, quella sul giornale, perché tutte le diete possono andare bene, però vanno calibrate sulla persona, perché ognuno di noi ha bisogno di una dieta, di uno stile alimentare fatto ad hoc. Poi, ad esempio, anche... In questo caso, una volta individuato il morfotipo, quindi individuato che cosa mangiare, quando mangiarlo, va anche adattato a quelle che sono le esigenze personali, le abitudini, il lavoro, perché comunque oggigiorno molte persone sono fuori dalla mattina alla sera, quindi il nutrizionista aiuta anche un po', anche magari consigliando delle ricette, dei piatti, magari un tipo di panino piuttosto che un altro, perché chi è fuori tutto il giorno purtroppo ha bisogno anche di cose pratiche. Quindi nel tuo approccio con il cliente / paziente è anche di carattere sociologico, cioè nel senso cerchi di capire anche se, no, una volta che abbiamo individuato quelli che sono i pro e i contro, eccetera, anche se lui è in grado di affrontare col suo stile di vita, con la sua quotidianità, col suo lavoro, quelli che sono i regimi giusti per lui. Certo, perché comunque, come abbiamo detto anche tante volte, la dieta non deve essere una cosa che uno fa in un momento, poi torna a mangiare come prima, altrimenti è dannosa per la salute, controproducente, non è di nessuna utilità.
la persona deve imparare ad avere uno stile di vita sano, quindi è importante che anche la dieta sia calibrata sulle abitudini personali e sulle necessità personali, per quanto possibile, perché poi se uno mi dice io alla sera mangio la crostata tutte le sere, no. Quella no. Che siate pere, mele, banane, ciliegie, no. Insomma, dalle 8:30 in poi, insomma, meno pasticci facciamo. Che poi dopo ci sia l'occasione, ecco, c'è un compleanno, cioè quello, come dicevamo, ci sono state le feste, voglio dire, ci sono delle occasioni particolari che non influiscono su quello che è l'andamento di una dieta o di uno stile di vita corretto. Quindi sì, anche perché vuol dire, se la dieta deve diventare privazione, mortificazione, ha un tempo limitato, cioè lo faccio fino a un certo punto, dopodiché, insomma. Invece lo stile alimentare è qualcosa che entra a far parte della tua vita, insomma. Esattamente, in questo modo uno riesce sia a conquistare il suo peso ideale, ma anche a mantenerlo nel tempo, quindi che è la cosa più importante, sia per il discorso estetico, ma soprattutto per la salute, perché a livello di salute quello che fa più male sono il classico effetto yo-yo. Esatto. Questo viene in mente perché anche questo è spesso argomento di discussione e luogo abbastanza comune, che si salta da una dieta all'altra senza fare nomi e cognomi, però ci sono diverse diete indicate con i nomi, no? E ogni volta si fa la stessa fine, si ricade in questo circolo vizioso per cui si perde, poi si riprende, poi si perde, poi si riprende, si cambia dieta. Esatto. Però comunque non si ha un risultato stabile, questo che un po' demotiva alle volte. Sì, ma questo anche perché non si va ad agire sulla propria persona, perché come dicevo, ecco, la dieta pubblicizzata è un po' come la dieta dell'amico, magari funziona sul 50%, anche 60% delle persone, però non è la totalità, quindi va adattata sia come proprio tipologia di alimenti, ma anche adattata appunto allo stile di vita, perché uno può riuscire a fare una dieta sforzandosi per un mese, due mesi, tre mesi, ma poi se quello stile di vita gli crea stress, che non va bene. Oppure gli crea particolari problemi, che dice magari non posso uscire con gli amici, non posso andare qua, non posso andare là, è logico che poi uno l'abbandona e ritorna alle vecchie abitudini. Invece si tratta proprio di imparare a mangiare, imparare a cucinare anche, perché alle volte... Anche quello è un problema. Quindi per ogni tipologia, come ci suggerisce la slide che ci hai portato, c'è una piramide alimentare. Esatto, che praticamente una piramide classica della dieta mediterranea, adattata come tipologia degli alimenti alle vari morfotipi. Quindi ecco quello che dicevo prima, questo approccio nutrizionale non è che dice, ecco, carboidrati sì, carboidrati no, proteine sì, proteine no. No, dice quali alimenti è meglio consumare di più rispetto ad altri, in quali momenti della giornata è meglio consumare certi alimenti piuttosto che altri, però come possiamo vedere dalla slide, nella piramide alimentare, in tutte e tre le piramidi alimentari, che poi ho voluto mettere quelle più rappresentate, in tutte le piramidi alimentari compaiono tutte le categorie di alimenti, quindi ecco, tutti i morfotipi devono mangiare tutto. Altro mito da sfatare, non bisogna eliminare niente, ma gestirlo, se possiamo dire, no? Nel tempo e nelle quantità. Esattamente. Quindi gestire gli alimenti in maniera consapevole, in maniera soprattutto indirizzata correttamente da un nutrizionista, che non ci fa eliminare quelli che possono essere i piaceri della tavola e soprattutto la nostra dieta mediterranea, che ricordiamo è diventato patrimonio dell'umanità, quindi insomma sappiatelo che insomma la nostra dieta, il nostro stile alimentare è un patrimonio mondiale. Non lo snaturiamo. No, però una precisazione, perché alle volte la dieta mediterranea viene un po' confusa, ultimamente. Ecco. Tutto dieta mediterranea. La dieta mediterranea non è pane, pasta e pizza. Ecco, come ormai viene un po' confusa, perché la dieta mediterranea vera e propria comprende anche una buona quota di legumi, che sono proteine vegetali, carboidrati sì, ma quale pasta? Quella integrale, sempre meglio di quella raffinata, perché comunque ha un basso indice glicemico, ha tanta fibra e anche tante vitamine, quindi è importante, ecco, anche che cosa
oltre che, certo. Pasta in generale non va, va bene tutta, ecco. E poi ecco appunto ricordare che c'è anche una buona quota di legumi, di verdure, che purtroppo per il fatto che oggigiorno si corre sempre, c'è poco tempo per cucinare, i legumi si fanno pochissimi. Vengono un po' scartati, esatto. Però in realtà, anche come dicevo prima, è importante anche imparare a cucinare, un po' organizzarsi. Perché? Perché il legume è vero che ha bisogno magari dell'ammollo, di un po', diciamo, di tempo, esatto, per essere preparato. Non è pronto via. Però è anche un piatto che magari ne possiamo preparare un po' di più quando, esatto, lo facciamo. Lasciamo in ammollo il legume tutta la notte, il giorno dopo facciamo la zuppa per 2-3 volte e magari la congeliamo, perché se la congeliamo e la teniamo nel congelatore una settimana, quindi prepariamo, diciamo, la zuppa per questa settimana e per la prossima, i valori nutrizionali non vengono alterati. Ecco. L'importante è che uno non lasci nel congelatore un anno. Ecco. Si mangia la zuppa di un anno prima. Esatto. Le lenticchie dell'altro capodanno, insomma, che insomma non sono proprio così. Quindi insomma, questa dieta, no? la dieta COMP, diciamo così, questo regime alimentare, tiene conto di tre fattori, insomma, chi siamo, esatto, come viviamo e soprattutto quando dobbiamo assumere i cibi. Esattamente, quindi ecco, è una dieta che tiene conto sia della persona che sia davanti, quindi della morfologia, delle sue caratteristiche, anche delle sue tendenze, dei suoi gusti, e poi ci dà indicazioni su quali nutrienti assumere in quali parti della giornata. Che poi in realtà io ho visto che quando dico guarda, magari devi mangiare il dolce la mattina, non alla sera, in realtà ogni morfotipo, essendo determinato dalle nostre caratteristiche ormonali, poi ben si adatta a quelli che sono i dettami di questo tipo di dieta, ecco, perché rispetta proprio quelle che sono anche i gusti e le caratteristiche personali, perché poi, adesso abbiamo poco tempo, però sì, ogni morfotipo, oltre ad avere determinate caratteristiche fisiche, anche determinate caratteristiche proprio caratteriali. Ecco. Ad esempio, non so, il morfotipo ginoide è una persona generalmente introversa, che ha più energia magari nel pomeriggio, meno la mattina, fa fatica a carburare, quindi magari quando gli dici sì, ma fai una bella colazione abbondante, spesso mi dicono sì, ma in effetti sto meglio. Sto meglio. Perché proprio è una dieta adattata a quelli che è l'assetto ormonale della persona, quindi quelle che sono già le sue tendenze, le sue caratteristiche. Quindi non ti stravolge la vita, insomma, diciamo, no, anche questo, perché poi la paura grossa spesso, insomma, per chi ha provato a fare delle diete, io uguale, insomma, è quella che la tua vita, la tua giornata, il tuo stile di vita, il tuo stile alimentare venga rivaltato come un calzino. Questa è anche la paura che molte, sì, volte... Invece questo, no? Questo è un approccio, madonna, adesso che cosa mi toccherà mangiare la mattina, che cosa dovrò mangiare? Invece questo viene molto incontro, questa, esatto, tipologia di approccio. Sì, 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 perché segue appunto quella che è la tendenza della persona. Come il tipo mela, magari al mattino, è una persona che magari non ha fame, non ha tanto appetito, perché già di suo ha alti livelli di zuccheri nel sangue. E quindi la mattina è già attivo, quindi magari una colazione più leggera al posto dei biscotti, fette biscottate, marmellate, certo, magari una colazione a base di yogurt e un po' di frutta secca e poi magari una merenda nella prima mattinata è più indicata per questo tipo di persona. E effettivamente le persone si sentono meglio, perché meglio dicono sì, in effetti io la mattina tutta quella colazione mi rimaneva nello stomaco. Quindi anche perché proprio guardando magari quella che è una pubblicità, un'indicazione su un giornale, uno dice ok, colazione abbondante, quindi tutti colazione abbondante, non è detto, ecco, non a digiuno al mattino, però calibriamo un dipende pochettino. Come diceva Slidesbury, esatto, dipende, esatto. Allora facciamo un breve cenno proprio rapidissimo anche al discorso del movimento, del, sì, che comunque come dicevi tu prima va è fatto anche quello in una maniera diciamo regolamentata. Sì, allora il movimento è sempre importante, quindi io dico sempre che se uno trova un momento della giornata più favorevole per lui va bene,
qualsiasi momento, però è logico che se noi vogliamo andare ad ottimizzare i risultati, ecco, possiamo dire ad esempio che il morfotipo ginoide è un morfotipo per cui è indicata più un'attività di tipo aerobico, quindi magari camminata, sempre veloce, bicicletta, nuoto, magari fatte nella prima parte della giornata, ecco, non alla sera. Non alla sera, perché ha bisogno proprio al mattino di attivare il metabolismo. Anche un'oretta di attività fisica aerobica per questo tipo di persone va bene. Se si vuole fare un po' magari di pesi per aumentare un po' la massa muscolare, che comunque aiuta anche nel metabolismo, 2-3 volte alla settimana vanno benissimo nella seconda parte della giornata. Ecco. E magari per la parte alta del corpo, in modo anche da armonizzare la figura. Ecco. Mentre il morfotipo, diciamo, a mela ha bisogno di un'attività più intensa, fatta però non tutti i giorni, ecco, quindi a giorni alterni e più che altro nella seconda parte della giornata. Esatto. Quindi insomma il movimento insomma da una mano, però anche questo va fatto come. E poi dopo faremo una puntata anche nella quale ci darai qualche delucidazione, qualche piccolo, insomma, sfatteremo qualche mito anche su alcuni alimenti che uno pensa che facciano bene. Sì. Prima dicevamo delle carote, insomma, le carote fanno benissimo, le carote in realtà poi anche lì ci sono dei distinguo, però questo sì, lo faremo una puntata poi, se ce la concedi, insomma, che, nella quale faremo un po' di vero o falso, tanto per certamente sfatare qualche mito. Bene, allora, grazie dottoressa per questo nuovo approccio alimentare che ci ha presentato. Naturalmente la dottoressa è a vostra disposizione se la volete consultare e contattare per approcciare questa nuova metodologia alimentare di cui tu sei depositaria, per cui ti fai carico di questa cosa. E quindi insomma anche la nostra mail è a vostra disposizione se volete rivolgere come sempre domande alla dottoressa Moscatelli, dopocena@fanotv.it, e questa puntata la potete rivedere sul nostro portale e quindi la potete rivedere e rivedere i concetti insomma che poc'anzi ci ha annunciato la dottoressa sulla dieta.com. Bene, grazie per essere stati in compagnia, fate qualche riflessione se siete pera, mele o altre cose e poi vedete poi. Insomma, l'importante è che fate una sana alimentazione e soprattutto un approccio insomma sano con se stessi, no? Dottoressa, certo, possiamo dire, perché sì, se si sta bene con se stessi le cose poi vanno da sole un quasi po' meno. Va bene. Grazie per essere stata con noi. Grazie a voi. E buonasera, e ci rivediamo alle prossime, quindi anche voi vi saluto e ci rivediamo alle prossime.